non aveva altro di suo da lasciarci in eredità. La sua veste povera e rattoppata si è consumata nella tomba. I suoi calzari intatti e sempre nuovi li usò qualche povero eremita. Il bastone con cui si sosteneva negli ultimi anni e fugava le belve e le tempeste passò di generazione in generazione ai suoi monaci, fino a consumarsi come un cielo ardente, ridotto in frantumi e donato come reliquia ai visitatori illustri della sua tomba, ai benefattori, ai notabili, ai vescovi ed abati dell'ordine, che ne inclusero una scheggia del pastorale del governo. Il suo saltello, forse, è rimasto al suo successore nel governo della comunità basiliana. Il suo crocifisso, forse, fu innalzato sull'altare dell'oratorio basiliano. Rimase soltanto il corpo ai suoi figli di Mammola. E ancora, dopo 10 secoli, attraverso le vicende del tempo, quel corpo è presente, meta di conforto e di prodigi alle generazioni che si incalzano fremente ancora di vita come il chicco di grano che muore e rifiorisce continuamente nel solco, moltiplicando il prodigio delle spighe al ritorno di ogni primavera.